Buonanotte e bentrovati alla terza edizione del TG6. In apertura i problemi legati all'approvvigionamento idrico nel sud dell'Abruzzo, a Vasto Marina. 70 famiglie sono senza acqua dal 5 di agosto per problemi di pressione alla rete elettrica. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo nel servizio. Ormai non ce la facciamo proprio più. Oltre a pagare due volte l'acqua, il trasporto per averla qui in casa e poi l'acqua passata ai contatori la paghiamo nuovamente. I condomini vogliono fare un'azione legale nei confronti della SASI e del Comune di Vasto. 500 euro a giorni alterni, tanto devono sborsare le famiglie, una settantina, delle tre palazzine di via Amedeo Nazari a Vasto Marina, senza acqua da lunedì 5 agosto. Il problema sta diventando serio perché crea problematiche a livello igienico-sanitario. I condomini sono infuriati e si sono rivolti sia alla SASI che al Comune di Vasto, ma attualmente la disalimentazione sembra dover perdurare a lungo, lasciando a secco i rubinetti di circa 200 persone. Non ci stiamo chiedendo la luna, noi abbiamo un'abilità, una struttura regolarmente autorizzata dal Comune di Vasto e vorremmo vivere civile, vorremmo poterci lavare, poter cucinare, poter fare. Noi ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione da parte della SASI di interruzione dell'acqua, né una giustificazione di questa interruzione che dura praticamente dal 5 agosto, non da ieri. Quindi vorremmo anche capire perché noi chiamiamo, nessuno risponde. Siamo andati alla SASI, alcuni di noi sono andati, non c'era nessuno, quindi nessuno ci sta dando neanche una spiegazione, una giustificazione. Mi pare che nel 2017, se tu interrompi l'acqua, quantomeno avvisi. Adesso andiamo a Pescara, dove da questa mattina il vice sindaco Antonio Blasioli e gli agenti della municipale stanno portando avanti dei controlli antidegrado, diversi però come in via Parini, casi umani di persone in difficoltà. Paolo Renzetti. Il vice sindaco di Pescara Antonio Blasioli al lavoro anche sotto Ferragosto, state assieme ai vigili urbani, Blasioli controllando un po' le zone del centro cittadino per combattere problemi di degrado, di sporcizia e quanto altro. Qual è la situazione? Ma intanto è una situazione che non ci sfugge, cioè la richiesta che ci viene dai cittadini di Pescara, soprattutto nella lotta al degrado e nella sicurezza, soprattutto quella percepita, che interessa molto la nostra città. È per questo che abbiamo cominciato una serie di operazioni che porteremo avanti con la nostra Polizia Municipale, che mi sento di ringraziare questa mattina all'interno dell'area di risulta, nel tunnel del mercatino prossimo dell'integrazione, ma anche in tante altre zone del centro. Per esempio questa mattina abbiamo visitato il parco di Villa Sabucchi, il parco Florida, dove abbiamo visto delle situazioni, insomma, che c'erano state segnalate, e abbiamo cercato di far percepire la presenza dei nostri agenti della Polizia Municipale. E poi ancora nelle zone del centro, nei giardinetti di Piazza Primo Maggio, adesso siamo sotto i portici di Piazza Salotto, dove i cittadini di Pescara devono sapere che, pur essendo alta l'attenzione del Comune e della Polizia Municipale, ci scontriamo con delle situazioni veramente difficili da risolvere e anche con dei casi umani che vanno affrontati non solo con la presenza della Municipale, ma anche con il supporto degli uffici dei nostri servizi sociali e di tutte le associazioni che insieme agli uffici dei servizi sociali collaborano al benessere di questi cittadini. È proprio un caso quello che abbiamo affrontato sotto i portici di Piazza Salotto in questi momenti. Abbiamo trovato una persona che ha dei problemi, per esempio legati al cuore, che difficilmente riesce ad essere ospitato in una struttura per i suoi precedenti e che invece, ecco, questa mattina si è, con un po' di dialogo, vuole essere soccorsa. Stiamo aspettando proprio la cooperativa Asso e Luciano Fattore, che dovrebbe arrivare a minuti. Cercheremo di approntare un primo soccorso, quindi decoro e sicurezza, ma con attenzione anche a queste persone che hanno molto bisogno. Io voglio specificare una cosa alla città di Pescara, cioè che stiamo operando per rafforzare ancora di più la Polizia Municipale. Dal 1° di settembre, dopo aver avuto l'autorizzazione appunto della commissione ministeriale, avremo 12 agenti in più che per i prossimi 3 mesi potranno essere di aiuto agli agenti che già fanno bene il loro lavoro. Insieme a questo avrete letto sicuramente anche della possibilità di avere la Polizia Municipale di notte, fino alle 3 di notte, che è un'altra esigenza molto molto avvertita dalla città di Pescara e che nessuno prima di noi era riuscito a portare avanti. Sono due piccole grandi riforme che sicuramente cercheranno di darci una mano in termini di sicurezza.
Altra notizia che arriva da Pescara, un centinaio di grammi di droga, eroina e marijuana è stato sequestrato dalla sezione mobile del nucleo di polizia tributaria di Pescara che sotto Ferragosto sta intensificando i controlli antidroga sul territorio. Un marocchino di 30 anni trovato in possesso dello stupefacente è stato arrestato. Con l'operazione Le Fiamme Gialle hanno sottratto circa 500 dosi al mercato illegale. Il presunto cacciatore è stato condotto in carcere. Il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso ha annunciato 14 milioni di euro per migliorare la qualità degli edifici scolastici nelle province di Chieti, dell'Aquila, di Teramo e di Pescara. Il servizio è di Noemi Fratelli. Il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso all'Aquila annuncia che la regione si è impegnata a raccogliere le segnalazioni delle province di Chieti, Teramo, L'Aquila e Pescara, mettendo a disposizione 14 milioni di euro per l'edilizia scolastica. Fondi per l'IPSAR Giovanni Marchitelli di Chieti, per l'Istituto Superiore Raffaele Mattioli di San Salvo, per il Liceo Classico Domenico Cutugno e il Liceo Scientifico Teofilo Pattini dell'Aquila. Ed ancora per il Liceo Classico Melchiorre Delfico, il Liceo Artistico Montauti e il Mili di Teramo, per il Liceo Classico Gabriele D'Annunzio di Pescara, per l'Istituto Tecnico Marconi e il Liceo Scientifico Tecnologico Luca da Penne di Penne ed infine al Liceo Omnicomprensivo Spaventa di Città Sant'Angelo. Una grande notizia per la Regione Abruzzo, dice D'Alfonso, che si impegna a finanziare l'edilizia e a controllare che non si sviluppino economie parassite, a migliorare la qualità dell'edilizia scolastica, adeguandola alle esigenze geologiche del territorio, conservando l'identità degli edifici storici. Si può immaginare Teramo senza il Melchiorre Delfico? Si può immaginare Villa Santa Maria e quella zona del Sangro dell'Abruzzo senza la scuola, secondo me, d'arte alberghiera di Villa Santa Maria? Oppure il Patini di Castel di Sangro o il Mattioli di San Salvo? No. Bene, noi a ognuna di queste scuole abbiamo assegnato risorse straordinarie che vanno dal 1,2 milioni ai 6 milioni e 7 del Cutugno, ai 2 milioni e 2 per quanto riguarda l'edilizia teramana. Abbiamo insomma coperto un fabbisogno che si poneva all'attenzione dell'agenda abruzzese da decenni. Il Melchiorre Delfico di Teramo è da decenni che aveva problemi, diciamo, di friabilità strutturale. Così come il tema del Cutugno è arrivato ad essere giuridicizzato dal TAR, ponendo il tema della resistenza statica e sismica. Siamo molto soddisfatti di questo lavoro che trova copertura finanziaria nel DL Mezzogiorno diventata legge. Proseguiamo con la politica regionale, 5.000 euro per le spese di gestione e 10.000 per gli investimenti a sostegno delle imprese operanti nei 23 comuni del cratere abruzzese segnato dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Quanto prevede la legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta di ieri, l'ultima prima della pausa estiva, la dotazione iniziale di 300.000 euro prelevati da risparmi del bilancio consiliare, ma come sottolinea il consigliere regionale di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio Paolo Gatti, primo firmatario di questo provvedimento, condiviso con l'intero ufficio di presidenza e sottoscritto anche da altre forze politiche. La Regione Abruzzo si pone l'obiettivo del rifiuto zero entro il 2022 con l'approvazione del nuovo piano dei rifiuti che prevede miglioramenti tecnici per la riduzione degli sprechi in tutta la regione. Sentiamo. La Regione Abruzzo ha varato il nuovo piano rifiuti che prevede azioni e progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi nel ciclo di produzione e consumo, promuovendo l'obiettivo zero rifiuti attraverso una maggiore consapevolezza degli utenti sul concetto di rifiuto come risorsa. Il sottosegretario alla Giunta regionale con delega rifiuti Mario Mazzocca commenta il piano definendolo un fatto storico per l'Abruzzo, che giunge a distanza di 10 anni dall'approvazione del precedente. Sono previsti l'allineamento con i regolamenti europei, la riduzione
riduzione della pericolosità dei rifiuti, la massimizzazione delle attività di riciclo, la minimizzazione degli smaltimenti e il completamento della rete di trattamento e recupero dei rifiuti, per arrivare al 2022 con una produzione pro capite regionale di indifferenziato inferiore a 130 kg per abitante. Certamente recuperiamo un bel po' di ritardo che sicuramente non ha fatto bene l'Abruzzo, sia per quanto attiene il qualità e quantità della produzione dei rifiuti, sia quindi per quanto attiene gli importi economici messi in campo per la gestione degli stessi, sia di derivazione pubblica ma anche di derivazione privata, ovvero le tasse che tutti gli abruzzesi pagano. E anche fatto assolutamente non secondario per sventare una procedura di infrazione ormai incombente. Noi stiamo lavorando ormai da 2 anni e mezzo su questo tema, ricordo anche se molto sinteticamente come ereditammo una stesura di piano in cui non c'era una scelta, ovvero fra le 3 opzioni c'era ad esempio quello dell'incenerimento. Proseguiamo con il nostro giornale. La centrale unica di committenza di Lanciano Ortona Treglio ha avviato la gara d'appalto per la realizzazione del centro operativo comunale di protezione civile in località Re di Coppe nel comune di Lanciano. L'obiettivo è mettere al servizio del cittadino la competenza per gli appalti dei lavori pubblici. Il servizio. La centrale unica di committenza Lanciano Ortona Treglio ha pubblicato la gara di appalto per la realizzazione del centro operativo comunale di protezione civile del comune di Lanciano in località Re di Coppe, importo a base d'asta di 765.000 euro, termine per la presentazione delle offerte le ore 13 del 14 settembre 2017. In occasione della pubblicazione di questa gara, la 23esima del 2017, si è tenuta una conferenza stampa proprio nella sede del CUCA a Lanciano, alla presenza del personale dell'ufficio, del vice sindaco di Ortona Vincenzo Polidori, del sindaco di Treglio Berghella, di quello di Lanciano Mario Pupillo. La CUCA è un fiore all'occhiello del servizio pubblico reso alle comunità di Ortona Treglio e Lanciano, un bacino di utenza di oltre 60.000 cittadini. È un ufficio altamente qualificato e specializzato, in grado di lavorare appalti per 55 milioni di euro solo nei primi 7 mesi del 2017. Abbiamo creduto in questo progetto di funzioni e competenze da unire per una maggiore efficienza in tema di appalti pubblici, ha detto il sindaco Pupillo. Ringrazio i comuni di Ortona e Treglio per aver condiviso la strategia di mettere al servizio del cittadino la competenza e la garanzia delle professionalità che qui operano su un tema importante e delicato come quello degli appalti relativi ai lavori pubblici. Andiamo avanti. Nell'ultima indagine dell'Agicom sulle abitudini di accesso all'informazione nelle varie regioni italiane è emerso che in Abruzzo TV e quotidiani locali rappresentano la prima fonte di informazione per i cittadini, tra l'altro unico caso in Italia. Per il presidente del Corecom regionale Filippo Lucci, un segnale che invita ad investire sulla qualità dell'editoria locale. Sentiamo. Nell'era di internet e della fruizione di informazioni in tempo reale, il nuovo rapporto Agicom racconta dei nuovi ingressi nel settore della comunicazione multimediale, radiofonica e televisiva e su come i cittadini italiani preferiscano le emittenti locali alle reti nazionali. Più dell'80% degli italiani dichiara di servirsi di canali televisivi, radio, giornali e multimediali per avere news della regione, provincia o comune in cui risiede. L'attenzione verso l'informazione locale emerge dai dati raccolti su un campione di 14.000 cittadini con almeno 14 anni in età. In Abruzzo, a pari merito, coabitano quotidiani locali e TV locali, che sommati raggiungono il 50% del campione. Alla RAI va il 46% delle preferenze, il 35% alle radio locali, siti web o app. Secondo il rapporto Agicom, questo accade perché gli utenti cercano sempre più informazioni mirate, circoscritte e specifiche da parte di un pubblico che vuole conservare l'appartenenza alla propria comunità locale.
Il presidente del Corecom Abruzzo, Filippo Lucci, commentando i dati, spiega che in base allo studio Agicom è evidente come i cittadini scelgano l'informazione locale. Per il futuro è necessario, conclude Lucci, investire su palinsesti, qualità, giornalisti e tecnologie per garantire un'offerta formativa all'altezza. Adesso la pagina degli eventi e degli spettacoli. Iniziamo da Pescara, dove ieri sera c'è stato lo show di Enrico Brignano davanti al pubblico delle grandi occasioni, tutto esaurito al Teatro D'Annunzio per il Mattatore Romano, che ha fatto sorridere e pensare il pubblico della cittadina adriatica. Vediamo. Non si finisce mai di smettere davvero, qualunque strada fai. Passi in saggia, ringrazio il mio destino che mi ha riportato qua e tutto ricomincerà, ma che serata sarà. È stato come giocare in casa per Enrico Brignano, che ieri sera si è esibito a Pescara in un Teatro D'Annunzio completamente sold out. L'attore romano, di origini per metà abruzzesi, la mamma infatti è nativa di Palombaro in provincia di Chieti, ha ricevuto l'abbraccio caloroso del pubblico adriatico, davanti al quale ha snocciolato e ripercorso i suoi 30 anni di carriera racchiusi nello show intitolato E ricomincio da me. Ah, tu sei abruzzese veramente allora? Di dove sei tu? Qual è il paese? Eh? A dove sei? Vicino? Ma no, no, a davvero? Di dove sei? Monte Paganica, la Madonna, davvero, di Abruzzi! Sì, ma sei morto però, lo so. È facile dire cominciare, perché il difficile non è finirlo uno spettacolo, il difficile è proprio cominciarlo uno spettacolo. Da cosa si può cominciare? Da chi? Da me? Va bene, cominceremo da me. Varcato il traguardo del mezzo secolo, a 50 anni, tondi tondi, Brignano non smette di farsi domande. Soprattutto si chiede se ciò che è diventato è stato il frutto consapevole delle scelte fatte oppure un disegno del destino. Così lo spettacolo diventa un viaggio nel tempo. Attraverso un'analisi attenta del suo passato, rinfrescando brani storici della sua comicità, oppure creando nuovi sketch accompagnato da musiche evocative e scene quasi magiche. Per arrivare qui mi ci sono voluti 30 anni di carriera, 30 anni sembrano tanti, ma 30 anni non li danno più nessuno. Buon avvocato, attenuanti generiche, sei subito fuori. E alla fine ho capito che ogni traguardo è un nuovo punto di partenza, perché il viaggio ricomincia sempre dal punto in cui ti sei fermato. Come dice il poeta, la vita è una favola vuota. Come dice il poeta, la vita è una favola vuota, raccontata da... della vita, come dice il poeta? Come dice, la vita è come una scatola di cioccolatini, se li mangi tutti ti prende lo scacazzo. No, vabbè, ho sbagliato poeta, comunque... Andiamo avanti con gli eventi, restiamo sempre a Pescara, presentato in l'Adriatic Dance Festival, che si terrà lunedì e martedì, quindi 14 e 15 di agosto, all'Arena del Mare. È il secondo anno che questa amministrazione decide di investire e puntare su questa data così importante, appunto per rigenerare l'attrattività e far sì che anche in una giornata come quella del Ferragosto possano arrivare tante persone. Un festival, l'Adriatic Dance Festival, dedicato ai giovanissimi con la musica elettronica, quest'anno spalmato in due giornate all'Arena del Mare. Il 14 avremo un monumento di questa tipologia di musica, cioè DJ Ralph, e vogliamo dire che gli ingressi saranno gratuiti e ci saranno anche importanti novità per quanto riguarda la mobilità e la viabilità. Infatti sia il 14 che il 15, dalle ore 19, verrà chiuso il tratto di riviera interessato che va da via Paolucci all'incrocio con via Puccini e il primo tratto di riviera fino a via Buozzi. Piazza Le Laudi, anche sulla riviera sud, avremo un genere musicale diverso con la tribute band in opera dei Pooh, e poi avremo anche il pomeriggio del 15 agosto, cioè di Ferragosto, alla nave di Cascella, allo Stadio del Mare, un color
Color Beach Party dalle 16.30 alle 21, anche lì per animare, diciamo, integralmente la nostra Riviera, e ci auguriamo che dopo il successo che ci sarà della notte dello shopping, di cui siamo sicuramente certi, anche il Ferragosto potrà essere una data importante che arricchirà questo calendario di eventi davvero significativo per la città di Pescara. Ed ora ci spostiamo in provincia di Teramo, a Castelli, per il quinto Festival della Storia dell'Arte, un evento unico nel panorama nazionale che si svolgerà dal 24 di agosto al 1 di settembre nella città d'arte teramana. La rassegna sarà ancora una volta tenuta a battesimo dal critico d'arte Vittorio Sgarbi, che interverrà all'inaugurazione del 24 di agosto alle 21 in Piazza Roma con una lezione dal titolo Dall'ombra alla luce, da Caravaggio a Tiepolo, il tesoro d'Italia. Siamo orgogliosi di riproporre nuovamente il Festival della Storia dell'Arte. Non è stato semplice, perché dopo tutte le difficoltà dovute agli eventi è stato molto complesso riproporlo. Il programma è molto articolato, ovviamente noi rivendichiamo insomma la primogenitura di questo festival, che è l'unico in Italia. Si parlerà dell'arte, della storia dell'arte in tutte le sue forme. Ci terrà a battesimo il 24 d'agosto Vittorio Sgarbi, che appunto farà una lectio magistralis da Caravaggio fino a Tiepolo, e ci saranno tante serate interessanti. Ci sarà una dedicata ai 400 anni, alla ricorrenza dei 400 anni del soffitto di San Donato, con il professor Corrieri, che parlerà appunto di questa ricorrenza e del soffitto. Ci sarà una serata dedicata alla Madonna Ligna di Castelli, che insomma, do un'anticipazione: a settembre, quando riusciremo a riaprire la Chiesa Madre, tornerà a Castelli, e ci sarà la professoressa Arbace, che parlerà sia della Chiesa che della Madonna. Altre serate interessanti: presenteremo un acquisto che abbiamo fatto diciamo a livello museale, perché abbiamo acquistato qualche mese fa, approfittando di alcune risorse che ci sono arrivate da un'assicurazione per il terremoto, un albarello della collezione Orsini Colonna. È un acquisto che presenteremo, che va a colmare un vulnus del nostro patrimonio, della nostra esposizione museale, della celeberrima collezione Orsini Colonna, che insomma da lustro a Castelli in tutto il mondo. Diciamo che il programma è molto ricco. Adesso non entro nel merito di ogni serata, anche perché ne sono 11, però è ricco e può andare incontro a tutte le esigenze e a tutti i gusti. Quindi io approfitto, insomma, delle telecamere per invitare a Castelli tutti gli interessati. E lunedì e martedì prossimi, doppia apertura straordinaria per i musei, le aree archeologiche, i luoghi della cultura statale, in occasione di quello che diventerà così un lungo ponte della cultura. State vedendo proprio l'elenco dei musei in Abruzzo aperti per il ponte di Ferragosto. Oltre all'apertura ferragostana, quest'anno il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, si legge in una nota, apre le porte ai visitatori anche lunedì 14, consueto giorno di chiusura per gran parte dei luoghi della cultura nazionali. Un'occasione unica per i cittadini e i turisti di trascorrere un Ferragosto all'insegna della cultura e godere del patrimonio del nostro paese. L'elenco completo, anche con quelli della nostra regione che continuate a vedere, è disponibile sul sito www.beniculturali.it. Ieri all'Ex Aurum di Pescara sono state presentate le prime tre giornate di campionato della prossima Serie C, prime tre non calendari completi a causa del ripescaggio del Rende. Il Teramo inizia domenica 27 di agosto alle 18.30 contro il Mestre, ma quella dell'Aurum è stata una giornata intensa, come detto, condizionata dalla vicenda Rende e non solo. Il servizio di riepilogo è di Jacopo Forcelli. Mestre, riposo e poi il Vicenza. Sarà un inizio a tinte venete quello del Teramo nel campionato che scatta tra due settimane. I biancorossi infatti avranno subito una neopromossa all'esordio sul campo di Porto Gruaro domenica 27 alle 18.30. Poi due settimane per preparare la trasferta del Menti di Vicenza il 10 settembre. Farsi pure che da queste due, diciamo, trasferte possa arrivare qualche bella soddisfazione, quindi partire poi avvantaggiati. Oggi sicuramente ci aspettavamo che almeno
per dare ai nostri tifosi la voglia di rivedere la prima partita dopo il riposo in casa, però se è così non è che è così, quindi non cambia niente. Ci dobbiamo impegnare noi a cercare di riportare qualche punto prima che facciamo la nostra prima partita in casa. Ma è stata una giornata in cui a farla da padrone è stato il caos. Questo perché il caso Rende, che aveva già fatto rinviare di 24 ore il pomeriggio pescarese dell'Aurum, ha comunque rimescolato le carte anche al venerdì, con ritorno ad UDAC a 57 squadre, 3 gironi da 19 e il Renate che dal gruppo A va a far compagnia al Teramo. Sono molto felice per la città di Rende, senza voler intaccare o diminuire questa loro gioia, devo dire che pur rispettando qualunque aspetto della decisione di un organo di giustizia all'interno del mondo dello sport, credo che quello che è stato deciso oggi non è in linea con quello che noi portiamo avanti da tempo, che è il principio della tutela dei valori. E poi c'è anche la questione relativa al minacciato sciopero dei calciatori per via degli stipendi di giugno e per le liste da 14 over. Bisogna superare un attimo l'asticella del proprio orticello. Bisogna guardare insieme nella logica della competizione, che non è solo una competizione posizionale dove ognuno cerca di arrivare per primo e distrugge tutti gli altri. 16 over, quindi non si tornerà a quella forma? Nella maniera più assoluta, Lega Pro non farà un passo indietro. Dunque la giornata dell'Aurum consegna solo l'antipasto del campionato, le prime 3 giornate. Per il resto se ne riparlerà il prossimo 24 agosto all'Assemblea di Lega. Lì si conoscerà il percorso per intero del Teramo, aspettando la fase finale che si svolgerà proprio a Pescara dal 4 al 9 giugno 2018. 6 le retrocessioni, nemmeno una diretta, ma tutte tramite i playout. Tutto invariato invece per la parte alta, per decidere chi sarà promosso nella cadetteria. Ci saranno solo 6 retrocessioni, 2 per ogni girone, e quindi questo sarà sicuramente un modo e un momento per raffreddare anche qualche tensione in più legato alla politica della competizione sportiva. Ed ora scendiamo di categoria in Serie D, adesso c'è anche l'ufficialità dopo le voci delle settimane scorse. Tutte e 7 le compagini abruzzesi saranno nel girone F della quarta serie, campionato che partirà ad inizio settembre, calendari invece che saranno diramati la prossima settimana. L'antipasto con la Coppa Italia di domenica prossima con ben 2 derby. Vediamo. Il girone F di Serie D finalmente torna ad essere la casa delle squadre abruzzesi. 7 compagini, tutte insieme, in un girone che mai come quest'anno si preannuncia incerto e vibrante fino alla fine. L'accoppiamento con le formazioni marchigiane e quelle molisane riporta di nuovo il raggruppamento alla geografia tradizionale, dopo che nella passata stagione Avezzano e L'Aquila erano emigrate nel gruppo G. Dunque Vastese, Pineto, Francavilla, L'Aquila, Avezzano, San Nicolò e Nero Stellati Pratola si daranno battaglia, con obiettivi ovviamente differenti, soprattutto contro la mega pattuglia di squadre marchigiane capitanate da una Vispesaro che sembra voler fare le cose in grande. Poi c'è il solito Matelica, le certezze Jesina e Monticelli, la ripescata recanatese, il Castelfidardo e le new entry San Giustese e Fabriano Cerreto. A chiudere il lotto anche Campobasso e Agnonese per la regione Molise e il San Marino, unica compagine che geograficamente esula dalle 3 regioni di riferimento. Tantissimi dunque saranno i derby previsti per un campionato che prenderà il via il 3 settembre e i cui calendari saranno resi noti solamente la prossima settimana. 2 antipasti però già domenica prossima con la Coppa Italia. Al Mariani Pavone un Pineto L'Aquila già da cerchietto rosso. Le ambizioni della società biancazzurra del presidente Brocco contro la formazione rosso-blu che ha appena risolto una situazione societaria molto complessa. Al Valle Anzuca invece la sfida sarà tra 2 debuttanti. Il Francavilla sfida il Nero Stellati Pratola. Saranno 2 formazioni che punteranno al campionato più tranquillo possibile. Dunque tutto pronto anche per il torneo di quarta serie, in attesa di capire quali saranno le gerarchie del prossimo torneo, che non dovrebbe avere un ammazza campionato e di conseguenza potrebbe lasciare spazio a clamorose sorprese. È tutto anche per la terza edizione del TG6. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono lunedì con la rassegna stampa di Mattino 6 alle ore 8 e poi con le 3 edizioni del telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23. E non mi resta altro che augurarvi la buonanotte e darvi appuntamento a lunedì.